Vai. Buonasera a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Verdugo. Questa sera continueremo sul filone d'inchiesta, come abbiamo chiamato per il primo video sul tema fanghi dopo il fallimento del bando di gara indetto da Acque del Chiampo e da Mediochiampo. E questa sera avremo due ospiti che sono i sindaci di San Pietro Mussolino, Gabriele Tasso, che è già qui con noi presente, e poi avremo il sindaco di Montorso, Diego Zaffari. Come abbiamo detto la prima volta, ci sembrava giusto iniziare a parlare del tema in maniera diffusa, in maniera coinvolgente, e per coinvolgente intendiamo a 360 gradi. O al 100%, cercando di capire da tutti gli attori coinvolti qual è il punto di vista, qual è la situazione attuale. E come sapete, forse non lo sapete, Acque del Chiampo è una società partecipata completamente con azionariato pubblico, dove il comune di Arzignano ha più del 50% e poi ci sono altri 9 comuni, se non vado errato, che si spartiscono il restante 48%, fra cui c'è anche San Pietro Mussolino e Montorso. Ad onor di cronaca, come avevamo fatto per la prima puntata, abbiamo chiesto anche al sindaco di Chiampo e al sindaco di Montecchio di partecipare, ma ancora ad oggi non hanno risposto all'invito. Sono sempre i benvenuti se volessero rilasciare qualche dichiarazione in merito. Andando a bomba sul tema di stasera, quindi chiederei a Gabriele un commento intanto sulla situazione attuale, visto il fallimento del bando e le ultime dichiarazioni da parte delle amministrazioni. Sembra che Arzignano, come giusto che sia, faccia un po' da capofila anche nella strada da tracciare. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi raccontare? Ecco, chiedevo prima quanto tempo abbiamo perché per dare delle considerazioni probabilmente servirebbero un po' di mesi per essere attivi sul tema. È un tema veramente, veramente complesso, veramente difficile, anche perché ovviamente rappresenta una fattispecie unica nel panorama non solo nazionale, ma direi anche internazionale. Oltre a tutto questo, già il tema della depurazione industriale e dello smaltimento dei fanghi è estremamente complesso. Se questo tema complesso, proprio da un punto di vista tecnico-scientifico, lo andiamo a mescolare con la normativa sugli appalti pubblici, cioè creiamo il mostro perfetto. Ecco. Quindi partendo da questo presupposto, arrivare a delle conclusioni è veramente un'impresa epocale. Sinceramente, lo dico sinceramente, anche con un po' di dispiacere, ma c'era da aspettarsi che il bando andasse a deserto. Perché ovviamente lo smaltimento dei fanghi non è una cosa su cui si ha grande esperienza, ovvero in giro per il mondo c'è già chi tratta il fango industriale con inceneritori, gassificatori, perché poi ogni parola, dobbiamo stare attenti, viene spesso manipolata con termovalorizzatori, con tutta una serie di macchinari. Però i nostri fanghi sono particolari e nessuno l'ha mai fatto. Detto questo, cosa facciamo? Anche qua veniamo a quello che dicevo prima. Da un lato è vero, la politica deve trattare, lo deve trattare con grande trasparenza, ma lo deve trattare con cautela, molta cautela. Perché? Perché sappiamo bene che le pubbliche amministrazioni sono fatte da tecnici e da amministratori. Gli amministratori nei bandi pubblici devono mettere il naso il meno possibile, naturalmente, perché se no subentrano tutta una serie di responsabilità di altro genere. Ecco che quindi noi come parte politica, come soci della società, tracciamo le linee guida, tracciamo gli obiettivi che condividiamo con i cittadini, condividiamo con le formazioni sociali che possono essere associazioni di categoria, piuttosto che rappresentanti di lavoratori, piuttosto che comunque tutta la cittadinanza. Però nei tecnicismi proprio della gestione
di quello che è un bando piuttosto che una gara d'appalto, lì bisogna stare attenti, perché spesso e volentieri quello che è la volontà dell'amministratore si scontra con le limitazioni poste dal codice degli appalti. Non è che noi possiamo dire, beh, facciamo una gara d'appalto e magari preferiamo quel soggetto e meglio che no, se no cioè, è pericolosissimo. Quindi naturalmente noi la linea guida l'abbiamo tracciata, siamo certi del fatto che i fanghi devono avere una soluzione, perché le discariche sono limitate, le discariche non possono rappresentare il futuro né per la società intesa come azienda né per la società civile. Le discariche anche adesso, non so se lo avete già trattato, abbiamo richiesto l'ampliamento di una discarica a Rovigo, e anche lì una discarica che pur con tutti i crismi di sicurezza, con tutte le autorizzazioni ottenute col massimo della trasparenza, comunque ha sollevato delle problematiche importanti. Naturalmente i residenti non sono contenti, ma da un lato li capisco anche, pur nonostante il fatto che la discarica sia perfettamente regolare. E quindi le discariche finiscono, non si va avanti per sempre. Dobbiamo... Posso interromperti un attimo, Gabriele? Certo. Secondo te c'è anche la gente sa qual è l'impatto ambientale, la gente nel senso qualcuno sa qual è l'impatto ambientale di una discarica ed in generale la gente quanto sa dell'argomento, quanto è informata sull'argomento e quanto sa del rischio a cui stiamo andando incontro. E quindi c'è questo scontro tra diritto alla salute e diritto al lavoro, che comunque in questo caso è un tema, come dici tu, da prendere con le pinze, però comunque le concerie avranno delle problematiche prima o dopo, se non si prende, come dici tu, una decisione, si trova una soluzione, che io, come penso tutti noi, non siamo tecnici e non siamo quelli preposti per dare la soluzione. Quindi ti ho fatto un po' troppe domande, forse, però... No, allora, su quanto sa la gente, secondo me ben poco, anche perché spesso e volentieri, adesso faccio il mio esempio, io prima di avere questo incarico, sono sincero, non ne sapevo niente, non che adesso io sia un massimo esperto di discariche, ovviamente, però ogni cittadino ha la sua vita, il suo lavoro, la sua attività, ed è difficile essere esperti in tutto, no? E parliamo di un tema estremamente complesso, figuriamoci. Quello che però è importante su questi temi estremamente delicati, come dicevi tu, si scontra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, dove entrambi sono fondamentali per la dignità dell'essere umano. Forse il diritto alla salute li supera tutti, chiaro, ovviamente. Chiaro. Però mai come in questa fase è importante, non dico conoscere tutto, ma conoscere quello che ci serve conoscere, no? Io quando sento parlare di discariche piuttosto che di impianti di trattamento di rifiuti, dico sempre di stare attenti a non dare, perché spesso prevale la voce, prevalgono le tesi, non tanto di chi ha le competenze tecniche e che magari riesce a essere esaustivo nei contenuti, ma di chi alza un po' più la voce, no? Perché spesso naturalmente anche quando c'è un'attività nascono i comitati, le associazioni che lo fanno nel loro massimo esercizio di diritti, ci mancherebbe altro. È giusto anche che i cittadini chiedano chiarimenti, però bisogna stare attenti a non farsi travolgere da quelle che sono appunto le voci di chi urla di più, però che magari non ha in mano le competenze più precise. Quindi ecco, anche sul tema della discarica, secondo me meno polemiche e più magari richiesta agli amministratori che hanno approvato questa discarica. Chiediamo a loro perché l'hanno fatto, cosa hanno fatto. Oppure, secondo me, i cittadini hanno una grandissima opportunità che non usano, e sono i siti internet. Negli albi pretori dei comuni, piuttosto che nel BUR della regione, il bollettino unico regionale, ci sono tutte le motivazioni, le spiegazioni tecniche, scientifiche. Io sono sicuro che se qualsiasi cittadino che è favorevole o contrario a un'opera, adesso parliamo della discarica per fare un esempio, se prendiamo 1.000 cittadini,
che sono andati a consultarsi quei documenti che sono disponibili a tutti, sono disponibili a tutti, basta entrare nel sito della regione. Su 1000, se sono andati a vederle in 3, sono tanti. Allora, secondo me è importante diffondere la cultura della conoscenza. Tutte le informazioni, o meglio quelle che abbiamo, sono a disposizione di tutti. Prendiamole, confrontiamoci, discutiamole, allora su quello si può dopo passare alle conclusioni. Però io mi sono proprio reso conto di questo, le informazioni anche per i cittadini ci sono, ma non vengono usate. Beh, se posso, c'è stato un nostro ospite che poi è stato anche strumentalizzato, ma ha usato una parola probabilmente non corretta, che ha usato la frase dobbiamo educare i cittadini, e sicuramente non era la parola da usare, ma quello che volevo intendere era aiutiamoli ad informarsi, e quello che stai dicendo tu è esattamente questo, non è educare, perché io ti devo educare e devo spiegarti come funzionano le cose, però devo dirti dove puoi attingere a delle informazioni che sono, speriamo, attendibili, cioè lo sono per forza, quindi conoscere, cercare, tutti insieme quello che stiamo cercando di fare. Infatti mi sembra assurdo che qualcuno non voglia neanche venire qui a scambiare due parole, perché noi abbiamo visto che non c'è niente di polemico in tutto ciò e vogliamo solo far parlare le persone e basta. Prego Anna, non so se avevi. Sì, se posso. Sì, vai Michele. Su questa cosa. Dopo aggiungo io, vai. Sul tema, c'è una responsabilità sicuramente da parte dei cittadini di informarsi e di cercare informazioni. Secondo me c'è anche una forte responsabilità da parte degli amministratori di trattare, come dicevi giustamente tu Gabriele, i temi così difficili in maniera giudiziosa e moderata, cosa che possiamo tranquillamente affermare non è stata fatta sul tema fanghi negli ultimi 10 anni, quantomeno ad Arzignano, dove si è trasformato in uno stadio l'arena politica del territorio, e si è parlato di fazioni del sì e fazioni del no, come se fosse Inter Milan, ma qua non c'è Inter Milan, e qualche volta magari per la logica della vittoria bisognerebbe avere la logica del bene sociale, del bene civile di tutti i cittadini, cioè cedere alla logica della vittoria per il bene della salute, il bene dei cittadini, perché poi si creano difficoltà come quelle che stiamo riscontrando noi nell'invitare, nel far venire le persone, perché tutti hanno paura di parlare di determinati temi, se no vieni bollato come sì o no, e non è questo il caso, perché non c'è un sì o no qui, c'è da tutelare la salute dei cittadini e possibilmente mantenendo i posti di lavoro tanti che impiega l'industria conciaria. Chiaro che sì. Sì, anche perché in realtà qua la vittoria è arrivare a una soluzione insieme, cioè quella è la vera vittoria, non è che ci sono vittorie diverse, perché a trovarci adesso senza un interlocutore, questa è la prima sconfitta. Sì, sì, in realtà appunto come si è detto, credo che alla fine davvero quello che stiamo facendo è fare informazione. Questa informazione forse bisognava che si facesse da molto prima, perché adesso siamo al momento in cui ci sono le scadenze, però va bene uguale, però parlarne effettivamente, trovare una soluzione. La mia domanda cambia un attimo, nel senso che rispetto al fatto che appunto tu sei un sindaco di un comune dell'Alta Valle, no? Quindi come il fatto di essere un po' staccato rispetto a Arzignano, come arrivano le informazioni, come impatta anche diversamente probabilmente in un comune come il tuo, questo, quindi la diversità e qual è il coinvolgimento? Allora, adesso qua vi faccio ridere, ma non importa. Innanzitutto il mio comune è un comune dell'Alta Valle, come appunto dicevi, laddove si sente un po' meno la questione fanghi. Qua si parla più di acqua che di fanghi. Ma non perché non la riteniamo importante, ma perché ovviamente il grosso della zona industriale
e fra Chiampo e Zegnano, ovviamente, no? Dopo anche noi abbiamo tantissimi cittadini che lavorano nel settore, quindi non è che non ce ne importa niente. È chiaro che però non è al centro del dibattito come magari lo è da voi. Da noi la società è vista principalmente come il fornitore dell'acqua e della depurazione civile principalmente. Dopo è chiaro che io nel mio ruolo però mi trovo anche a discutere, a trattare e spesso a deliberare su temi che riguardano la depurazione industriale conciaria. Come arrivano le informazioni? Ecco, io su questo non guardo in faccia a nessuno, cioè io le chiedo e le ottengo, no? Non sto ad attendere che, come posso dire, non sto ad attendere che le informazioni magari passino attraverso canali secondari. Io la società la ritengo strategica, fondamentale, la ritengo proprio perché prima della depurazione industriale c'è l'acqua. L'acqua è il bene, penso, più importante del mondo da sempre e presumo lo sarà per sempre, no? Quindi ritengo che avere in pugno, nel senso avere una grossa conoscenza di come funziona la società, di cosa succede nella società, sia un mio assoluto ed inderogabile dovere. Quindi io la società la vivo molto, sono là spesso, prendo carte, prendo documenti, proprio perché tratta quello che è il bene più importante che ci sia al mondo, che è l'acqua. Non c'è, io credo che come bene, non so neanche se si possa definire bene, perché un bene è qualcosa che solitamente si vende, si compra. L'acqua noi la facciamo pagare, non certo con uno scopo commerciale, però da quanto è importante la società, io la vivo quotidianamente, proprio perché credo che i cittadini abbiano questo diritto, ovvero che l'amministrazione abbia un controllo quotidiano. E da qua si apre un altro capitolo, ed è il capitolo pubblico-privato, no? C'è da tempo, soprattutto da Zignano ovviamente, il forte dibattito della presenza dei rappresentanti della Concia all'interno della società. Io sono, e qua lo dico chiaramente, in maniera non moderata, come spesso ogni tanto io amo fare, io sono per il pubblico. Perché? Perché l'acqua è un bene di tutti. Io sono convinto che gli industriali abbiano il massimo diritto di crescere, svilupparsi, creare ricchezza per tutti, per loro stessi, per gli altri, però l'acqua è sacra e deve essere gestita dai cittadini tramite i loro rappresentanti. Non può essere gestita con le logiche di un'azienda privata, perché ovviamente l'azienda privata persegue il fine del profitto, naturalmente, ovvio, è nata per questo, ci mancherebbe altro. Ma un bene così importante non può essere assoggettato a quelle che sono le leggi del profitto. Motivo per cui anche io, nonostante io abbia il 3,75%, io là dentro esprimo sempre la mia opinione con forza e decisione, a volte, come dicevo prima, in maniera ironica, scarsamente moderata, perché credo che l'acqua vada difesa con le unghie e con i denti. E credo che se qualcuno non l'avesse fatto in passato, probabilmente adesso sarebbe nelle mani di privati, che per carità sono delle persone oneste, capaci a volte magari anche più degli amministratori pubblici può essere, però l'acqua non può essere assoggettata a quelle che sono le logiche del privato. Deve essere un bene pubblico ad ogni costo. Questa è la mia visione della società. Su questo, finché parlavi, sono intanto, come è giusto, giustamente dicevi tu, le informazioni ci sono tutte, soprattutto quando una società o un'amministrazione pubblica. Sono entrato nel sito di Acque del Chiampo e ho velocemente tirato fuori il bilancio 2019, e stiamo parlando, perché è giusto dirlo, forse non tutti lo sanno, Acque del Chiampo ha due tipologie principali di ricavi, che sono i ricavi della gestione industriale, quindi tutto quello che riguarda il lavoro delle concerie, e i ricavi della gestione invece civile. Acque del Chiampo ha un valore della produzione, quindi un fatturato circa di 48 milioni, quasi 49 nel 2018, 47 e mezzo nel 2019, e di questi 48 milioni, 32,8 nel 33 nel
2019 sono della gestione industriali, mentre 12 sono della gestione civile, poi ci sono altri ricavi di servizi, però diciamo le due voci e quindi su questo c'è un po' una dicotomia all'interno della stessa società, perché c'è una buona parte dei ricavi, quindi dell'attività di Acque del Chiampo, che deriva dall'attività per la parte industriale, una parte un po' inferiore, più o meno 25% invece per la parte civile. Ecco, questo a margine, solo per dare al quadro qualche informazione in più anche sulla società, che poi è di tutti i cittadini, perché, come torno a ripetere, è il 100% partecipata dai comuni. Sì, infatti questo ha una logica, no? Perché sì, naturalmente, come hai appena evidenziato, la gran parte del fatturato deriva dall'industriale, no? Allora qualcuno potrebbe dire: ma perché non dividiamo la depurazione industriale, la gestiamo a parte e gestiamo il civile da sé? Allora, questo potrebbe essere un ragionamento. La logica, a mio avviso, per cui ha senso mantenere unite e quindi creare la commistione, perché poi il fatturato industriale porta beneficio anche al civile, naturalmente, no? Però è una logica di gestione politica, è proprio nel senso letterale del termine politica, perché una grossa presenza industriale ha un forte impatto sulla società, ma sulla società in tutti i sensi, sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista proprio urbanistico, sia da un punto di vista viabilistico e da un punto di vista sociale sotto vari aspetti. Ecco che quindi si è deciso che quello che è l'impatto che ha l'industriale sulla società dovesse portare dei benefici a tutta quanta la collettività. È giusto? È sbagliato? Secondo me è giusto. È giusto perché è giusto che l'industriale porti ricchezza a se stesso e agli altri, ma è giusto che la ricchezza comunque venga redistribuita, per quanto in piccola parte, perché naturalmente le concerie producono i loro profitti, ma che tutto quello che è la gestione della depurazione porti benefici anche per la collettività, anche perché ricordiamo sempre che la depurazione industriale sì porta grandissimi profitti, ma porta anche investimenti stratosferici che vengono continuamente fatti, e non vengono fatti solo ed esclusivamente con il fatturato della depurazione industriale, vengono fatti anche se avete letto gli accordi di programma quadro con i finanziamenti della regione e del governo, sono sempre soldi pubblici, che è giusto investire per la depurazione industriale, però ricordiamoci che sono soldi della collettività. Ecco che quindi ritengo giusto che la collettività prenda una parte di beneficio anche da quello che è il fatturato della gestione industriale. Ecco, su questo ti chiedo, faccio una domanda, visto che stiamo parlando di numeri e mi piace parlare di numeri. Da un paio d'anni, perché ho visto che la cosa si è ripetuta quest'anno, diciamo dall'anno scorso, quando, non so, con la scusa o con la giustificazione di finanziare un progetto per una strada, hanno deciso di fare dividendi, diciamo, in Acque del Chiampo. Questa sembra diventata una prassi, perché ho visto che è stata rifatta da poco anche con l'approvazione dell'ultimo bilancio. Allora, premesso che questa è la mia posizione, diciamo, personale da tanto tempo, secondo me una società completamente partecipata pubblica non dovrebbe avere utili, perché secondo me con un piano industriale dovrebbe funzionare tipo una no profit, dove tutti i soldi che vengono diciamo guadagnati per il margine, quindi la differenza fra ricavi e costi, dovrebbero essere reinvestiti nella società, proprio per migliorare i beni e i servizi che vengono dati sia alla parte industriale che alla parte civile, ma soprattutto, come dicevi giustamente tu, alla parte civile, anche perché se guardiamo sull'acqua, diciamo, paghiamo una tassa noi come cittadini, che va a finire ad essere un ricavo per Acque del Chiampo, e Acque del Chiampo su quel ricavo meno i costi, su quel margine paga delle tasse ancora, e dividere
terza volta che paghiamo le tasse allo Stato per finanziare attività amministrative dei comuni che non c'entrano niente con l'acqua, che è il bene che dovrebbe tutelare Acque del Chiampo, secondo me è sbagliato. Questa è la mia opinione personale, non so cosa ne pensi tu di questa cosa, anche se effettivamente anche il Comune di San Pietro ne beneficia perché un po' di soldi dei dividendi arrivano anche a voi. Sì, allora penso che se avete visto i giornali a suo tempo, sono stato tra quelli che hanno fatto gli interventi meno morbidi in materia. Anche io sono sempre stato assolutamente contrario. Naturalmente sulla divisione degli utili anche io sono contrario, perché a mio avviso vanno reinvestiti nella società. Punto e basta. Ma anche banalmente abbassando le tariffe ai cittadini. Ecco, questo è un po' più complicato. Ecco, questo è un po' più complicato perché le tariffe prendono una strada che è veramente quello che l'ha inventata, penso che solo Dont, quello del metodo elettorale, l'ha superato in complicazione. Ma c'è questa agenzia di Stato che si chiama ARERA, che impone degli investimenti, quindi impone di calcolare la tariffa secondo tutta una serie di calcoli estremamente complessi che garantiscono investimenti. Se dopo per tutta una serie di ragioni aumenta o diminuisce il fatturato, è difficile arrivare a pari. Di certo che magari, a mio avviso, la logica dovrebbe essere che una società pubblica, come funziona un'amministrazione comunale, non può fare perdite, ovviamente, o deve porsi l'obiettivo di non farne. Nell'ipotesi in cui subente un utile, va investito, va reinvestito, va messo nelle riserve e quant'altro. Questo a mio avviso sarebbe logico. Dopo, io come comune a suo tempo sono stato contrario alla divisione degli utili, adesso mi rimandano, non posso rimandarli indietro, ovviamente, anche perché francamente l'anno scorso mi sono arrivati circa 19.000 euro. Pensate cosa può fare un'amministrazione comunale con 19.000 euro in conto capitale. Quindi no. Poca roba. Chiaro che chi ha quote superiori ai comuni piccoli probabilmente ottiene cifre più consistenti, che allora magari iniziano ad avere un senso. Però la mia linea di pensiero è proprio questa. Per me gli utili non dovrebbero essere divisi. C'era anche un progetto di legge che girava in Parlamento, poi non se ne è più sentito parlare, laddove si andava a vietare a tutte le società pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato di dividere gli utili. Non mi ricordo di chi era questo progetto di legge, però c'era, tanto appunto a evidenziare il fatto che la questione probabilmente è oggetto di discussione. Sì. Sì, o anche addirittura estremizzando un po' che non faccia utili, ma non perché deve guadagnare meno, ma perché tutta quella parte lì di margine che rimane in fondo dovrebbe essere reinvestita nell'acquedotto, nella filtrazione. Insomma, ad Arzignano abbiamo avuto dei problemi, Arzignano e nella zona con i FAS e quindi la soluzione di determinate problematiche specifiche. Quindi sì, sono molto d'accordo. Ma penso che trovare dove metterli sia l'ultimo dei problemi. Finisco io. E basta che non vadano a finire in una strada. Se posso. Acque del Chiampo non dovrebbe fare strade. In teoria. Finisco io, perché prima parlavi della presenza dei privati all'interno del consiglio di amministrazione delle società, che mi vedi abbastanza d'accordo, però visto che anch'io sono tutt'altro che un moderato, i miei amici lo sanno, adesso infatti stanno già preoccupando per quello che dirò. Io esco. No, tu esci. Perché di solito Giovanni le dice e poi io prendo le conseguenze di quello che dice. Esatto, sì, è successo così. È stato proprio detto, sì, ma così. Ma ci divertiamo. No, dico che anche le nomine all'interno delle controllate di parenti stretti a me non piace niente. E noi abbiamo provato ad alzare un ditino, ma ovviamente abbiamo trovato un muro, pensando che ci riferissimo a fatti reali, tratto da una storia vera. Però è così, a me non piace, nel senso, sono d'accordo con te, non ci devono essere interessi privati dentro, ma l'amministrazione deve fare l'amministrazione, le controllate, le aziende pubbliche devono fare le aziende pubbliche, si mettono delle persone competenti e basta, no parenti, ecco questo.
voglio lasciarti così, se vuoi non rispondere, vuoi non rispondere. Guarda, no, no, ma adesso non è che mi nascondo dietro a un dito. Dobbiamo fare i conti con la legge. La legge è qua, facciamo un passo indietro in più. La legge, se permette questo, vuol dire che vuole questo, perché laddove si vuole fermare qualcosa piuttosto che far andare qualcosa, l'intervento normativo è tempestivo. E probabilmente rientra proprio in una cultura sociale. Guarda, leggendo il libro di Elisa Serafini, una ragazza della nostra età, sempre. Che possiamo dirlo, l'avremo qui ospite verso fine settembre. Stiamo lavorando per averla ospite. Ecco, perfetto. Anche lei, adesso qua stiamo parlando di Acque del Chiampo, Valle del Chiampo, Vicenza. Bene. Lei parla di Genova. Ed è così, probabilmente tutta Italia è così, è giusto, è sbagliato, parliamone fino a che vogliamo, chiediamoci perché la legge lo considera giusto. Probabilmente, anche andando indietro negli anni, certe libertà nel bene e nel male che sono state lasciate nelle nomine e nella gestione delle società pubbliche ma di diritto privato, capitale pubblico ma di diritto privato, sono state lasciate proprio un po' come una valvola di sfogo, ovvero nell'ente pubblico territoriale, laddove le limitazioni sono estreme, si riga dritto. Nelle società, invece, c'è un po' più di margine di movimento. E tanto che in tutta Italia questa è una cosa normale, cioè non è un problema o comunque una particolarità di Azignano, quello che dici tu. È una questione italiana proprio, su cui dobbiamo chiederci va bene così o non va bene così, perché allora qualcuno potrebbe dirti ok, non va bene il parente, ma se il parente è bravissimo cosa c'è di male? Io mi ricordo, avevo un amico, europarlamentare, che aveva scelto come assistente parlamentare la figlia. Adesso sinceramente che l'europarlamentare XY si porti la figlia come assistente o si porti un emerito sconosciuto, cosa me ne importa? Niente, ai suoi, che dia 1000 euro al mese a X piuttosto che Y, non me ne importa niente. È chiaro che inizio a sguainare la spada nel momento in cui questo è un delinquente, allora sì che non va bene. Sul tema dei familiari è un dibattito aperto. E dopodiché chiediamoci se la legge permette questo e il perché. Beh, la legge per me... stupenda, grazie mille. Nel senso la legge permette questo? Prego, prego. Scusa Giovanni, scusa. No, la legge permette questo e ho visto un video di recente dove qualche economista ferrato guardava i dati della ragioneria di Stato, no? E sostanzialmente quello che emerge è che il PIL, quindi il prodotto interno lordo italiano, per il 60% è pubblico, è di proprietà pubblica. Cioè il 60% del PIL tra enti, tra partecipate, tra partecipazioni dirette dello Stato, tipo i Neni, Terna, eccetera, eccetera, lo Stato entra con la sua manina con il 60% del PIL, che è, cioè, tipo Cina spostati, perché i comunisti sono gli altri, però, e con picchi tipo in Calabria al 78% a livello regionale, ma anche in Veneto, anche in Trentino siamo sui livelli comunque sopra il 50%, quindi molto probabilmente c'è una correlazione fra la cosa di cui stavamo parlando prima e questa intromissione enorme da parte dello Stato nell'economia italiana.
E seconda cosa, proprio nell'ultimo consiglio comunale si votavano gli indirizzi di nomina ad Arzignano, si votavano gli indirizzi di nomina per il sindaco, quindi il sindaco ha delle nomine dirette, non si parlava quindi di società partecipate ma degli enti direttamente nominati dal sindaco, e anche lì avevamo chiesto di introdurre delle regolamentazioni per cui non venissero inseriti i parenti congiunti, gli affini, adesso non so come si chiamino visto il Covid, fino al secondo grado, di non solo il sindaco ma anche di tutta la giunta e dei consiglieri comunali, noi anche di opposizione in primis. E purtroppo l'emendamento è stato bocciato dalla maggioranza e le motivazioni sinceramente non stavano in piedi, perché non capisco perché un mio parente di secondo grado debba fare l'amministratore di un ente pubblico proprio nel momento in cui sto facendo io l'assessore, il vice sindaco, il sindaco o il consigliere comunale. Immagino e sono certo che ad Arzignano ci siano tantissime bravissime persone con competenze alte per ricoprire quella nomina, e se il mio parente o il mio congiunto che è in secondo grado aspira a questo, o lo fa in un altro comune o aspetta che la persona interessata non faccia parte dell'amministrazione stessa, perché secondo me crea imbarazzo. Cioè, però dopo queste sono cose soggettive e come dicevi tu, lasciano il tempo che trovano in un paese, Italia, dove è permesso. Esattamente, è proprio bene. Grazie mille. Grazie Gabriele. Grazie, grazie veramente. Grazie per la partecipazione. Adesso passiamo al secondo ospite e un saluto. Ciao. Ciao, grazie. Rieccoci, siamo qua con il sindaco di Montorso Vicentino, Diego Zaffari, al quale andiamo subito al punto, visto che le considerazioni iniziali le avevamo già fatte prima. Chiederei un commento sulla situazione attuale, visto il fallimento del bando di gara indetto da Mediochiampo e Dracula del Chiampo. Cosa ne pensa? Cosa può dirci sugli iter del bando e cosa ci prospetta il futuro, vista appunto questa novità? Beh, allora, per quanto riguarda il chiamiamolo fallimento, il risultato del bando, non riesco a dare una soluzione, perché noi abbiamo fatto un percorso anche nei vari consigli comunali per trovare questo tipo di soluzione, che era legato comunque a una presenza pubblica, quella di Acque del Chiampo e Mediochiampo, e un partner che potesse condividere una soluzione per questo tipo di trattamento. Purtroppo è andato come è andato, anche se devo dire il bando è stato, mi pare sia stato proprio un anno fa, è stato aperto, mi pare sia il 1 agosto del 2019. E era previsto il 31-12-2019, poi siamo andati avanti fino al mese scorso, quindi è stato aperto per un anno. Quindi di conseguenza poi chiaramente quest'anno è arrivato il Covid, e quindi anche il Covid ci ha messo di suo, per cui diciamo che non è un bando semplice, nel senso che il trattamento dei fanghi speciali è un po' particolare. E quindi di conseguenza diventava anche difficile, perché bisogna che la parte privata avesse la collocazione del sito, che portasse un certo tipo di tecnologia, quindi forse non era così semplice. Anche perché dobbiamo ricordarci che il mondo del trattamento di rifiuti è abbastanza dinamico in questi periodi. Ci sono accorpamenti fra varie aziende importanti, quindi di conseguenza è sfuggito anche questo aspetto. Quindi non è detto che mai in futuro si possa trovare una soluzione anche percorrendo questo tipo di percorso. Adesso so che comunque la gestione della cosa è in mano, ovviamente, stanno gestendo anche del Chiampo e poi i soci di maggioranza che sono a Zignano e Chiampo. Io ho visto Facasso che lui ha fatto delle proposte, che ha fatto anche gli industriali, mi pare che sono anche state, io non sono un tecnico, non le ho ben capite, ma pare che alcune cose siano state condivise anche dal mondo industriale. Casso Giovanni, assessore. Casso Giovanni, l'assessore all'ambiente, al trattamento fanghi del comune di Arzignano. Sì, lui ha già fatto delle proposte in merito a questo. E poi abbiamo appunto anche la fortuna di avere un Matteo Maciliotti che consigliere delegato all'ambiente per la provincia di Vicenza, quindi una figura che è sopra
diciamo, un semplice vuoto di sindaco, ma che ha una visione più ampia, quindi avvalendosi anche della sua figura, della sua conoscenza nel settore, può darsi che possano uscire anche altre soluzioni. Altre soluzioni che devono comunque essere condivise. Chiaramente il mondo industriale aspetta delle risposte, perché noi siamo legati come amministrazione a quel famoso accordo di programma che fa le varie cose, prevedeva anche una tipologia di soluzione per i fanghi, che era quello della termovalorizzazione, quindi quello è il percorso di Piroa, che quelle cose lì, insomma. Quindi quella potrebbe essere la soluzione. Uno degli obiettivi che è stato posto, il nuovo CDA che è stato rinnovato da poco, fra gli altri punti, diciamo così, che sono stati indicati, che devono portare avanti, è quello appunto di trovare una soluzione mantenendo sempre la collocazione fuori distretto, quindi trovando una collocazione diversa. Penso che si possa trovare, perché la situazione dei rifiuti in Italia o anche nel mondo c'è, quindi voglio dire, sicuramente ci possono essere dei siti che possono trattare anche questo tipo di rifiuti. Quindi siamo fiduciosi che si possa in qualche maniera... Questo però, le interrompo, questo però non era quello che si prevedeva di fare con il bando? E questo era quello che si prevedeva di fare con il bando. Infatti questa ipotesi della collocazione fuori distretto è stata mantenuta come obiettivo per questo CDA che è stato nominato per i prossimi tre anni. Adesso bisogna vedere con quale modalità verrà fatto questo. Intanto andiamo avanti appunto con il discorso dello stoccaggio in discariche, come abbiamo fatto da tanti anni. Si cercano, diciamo così, dei siti esterni, si fanno dei bandi per cui i fanghi vengono portati in giro per l'Italia o anche all'estero, in generale comunque in Italia. E poi abbiamo la possibilità di utilizzare, ampliando la discarica, l'ultima discarica è la D9, e quindi andare avanti un po' per qualche anno. E poi non so dire, perché queste sono le conoscenze che ho. Poi non so se c'è qualche, chiamiamo investitore privato, che magari ha fatto delle sperimentazioni, possa portare una tecnologia che possa essere utilizzata. Questa dipende un po' da cosa il mondo industriale abbia fatto in questo periodo, insomma, ecco, se è stato rimasto fermo ad aspettare di vedere cosa faceva il mondo pubblico. Ecco, questa è un po' la situazione per quanto riguarda quello che conosco io. Ecco, per cui so che comunque sia Macilotti che appunto nel suo doppio veste di sindaco e anche di delegato, e anche Arzignano stanno portando avanti un dialogo abbastanza proficuo con gli industriali, quindi sicuramente troveranno delle soluzioni, magari faranno delle ipotesi che possono portare a una soluzione di questo problema, anche se è un problema che ci portiamo avanti da molti anni, da 20 anni, quindi non riesco a capire perché tanti problemi sono stati risolti. Questo sembra che sia come la ricerca dell'arca di Noè su Monte Razza, che non si riesce mai a capire dov'è. Ma quanto secondo lei c'è consapevolezza da parte dei cittadini sul tema? Nel senso che ci siamo arrivati ad un punto dove c'è le discariche, stanno terminando un paio d'anni, questa possibilità di un impianto fatto fuori, fatto in casa, che ci vuole sempre un sacco di tempo, penso, a fare un impianto da zero del genere, forse ci sarà qualche impianto che può essere modificato, esistente, o c'è sempre la possibilità di spedire rifiuti se li prende, pagandoli, però so che queste gare vanno sempre più deserte anche per portarci via i fanghi. Quanto c'è la consapevolezza che potrebbe avere il Concia non troppo tempo a disposizione, visto che abbiamo 20 anni che ne parliamo, come diceva lei? Allora, diciamo che c'è una doppia visione. C'è la visione dei cittadini, che è quella che temono che ci sia, è comprensibile, che ci sia un altro impianto che va a mettere un ulteriore inquinamento nella nostra valle, che è già compromessa. E c'è la visione di industriale che cerca una soluzione e che sono convinti che un impianto del genere se non sia proprio così pericoloso. La soluzione di fare un qualcosa esterno ci permetteva di capire, perché quello che ci manca è capire cosa effettivamente questo impianto produce e quali tipo di emissioni provoca. Perché
e sono sempre state fatte una serie di ipotesi. Sono state fatte un paio di commissioni tecniche composte da provincia, ARPA, addirittura regione, mi sembra, quindi valutazioni fatte, però non è mai stata fatta nessun tipo di sperimentazione in giro. Sono stati utilizzati dei siti già esistenti per vedere come veniva trattato il nostro fango, però non erano mai arrivati una definizione di un impianto che poteva funzionare. Quindi queste visioni, queste sono le due visioni. Chiaramente da parte dei cittadini c'è sempre questa paura. E anche mentre da parte degli industriali c'è una frase che è girata nell'incontro che hanno fatto. Io non sono andato nell'incontro 28 perché ho avuto problemi familiari, e qui l'industriale ha detto: lo faccio nel giardino di casa mia, come dire, secondo le mie ipotesi non ci sono problemi. Quindi c'è questa dicotomia, diciamo così, tra il mondo industriale e i cittadini. Per quanto riguarda lo stoccaggio di scarichi, si va avanti, cioè devi pensare che noi siamo passati da 109 euro tonnellata all'ultimo bando che si è chiuso a 250 euro tonnellata, quindi chiaramente non voglio dire che è una questione di prezzo, ma anche il prezzo ha il suo valore. Cioè, quando mi ricordo che abbiamo fatto, parlo di 5-6 anni fa, una valutazione di cosa veniva a costare il trattamento con l'impianto e si parlava di 290 euro. E tutti dicevamo che è un costo enorme rispetto alle 109 che avevamo nello stoccaggio. Adesso siamo arrivati allo stoccaggio dei 50, quindi siamo arrivati effettivamente anche a una convenienza economica di avere un impianto da qualche parte per trattare questo tipo di rifiuti di sostanza. Ecco, il problema è proprio questo. Cioè, il problema è capire dove poter fare una chiamiamola sperimentazione per capire effettivamente quali tipo di emissioni possa produrre, perché non c'è, cioè almeno io, le conoscenze che ho, poi chiaramente a quelle del campo, medio campo, avranno le loro valutazioni, ma come sindaci non abbiamo proprio in mano niente, cioè non abbiamo un valore sulle emissioni. Cioè, se io adesso devo fare una valutazione su cosa emette, io la fonderia di Montorso, per dire che mi si crea problemi. Quindi lì noi facciamo una valutazione, mandiamo l'ARPA e l'ARPA si dice: boh, vengono messi questo tipo di prodotti con queste quantità, eccetera. Quindi abbiamo qualcosa di fisico, quindi sappiamo se va bene o se non va bene. Nel nostro caso non va bene, dobbiamo sistemare. Però per quanto riguarda appunto questo tipo di tecnologia per il trattamento, non abbiamo ancora nessun tipo di valutazione da poter spendere, diciamo così. Lei sta parlando della situazione attuale o di quella che sarebbe con un eventuale impianto? No, la situazione attuale non c'è, non abbiamo un impianto attualmente che possa darti certezza di dati. Abbiamo solamente ipotesi, abbiamo le redazioni fatte dalle commissioni tecniche che danno un certo tipo di impianto, consigliando un tipo rispetto ad un altro e dando dei dati che possono sempre darti empirici. Sono dati certi, misurati, voglio dire. E impianti in giro, cioè faccio una domanda, non lo so, impianti in giro per il mondo che fanno già questa cosa qua e possono essere usati come test da noi? Ma so che qualche tempo fa sono stati fatti dei test in 4-5 impianti in giro per il mondo. E poi non so come mai quei test non sono stati valutati, non so se sono andati male e se non era conveniente portarli o come era la situazione. Cioè, c'è stata un po' questa escalation, c'è stato un periodo circa 10 anni fa in cui disperatamente si cercava un sito da qualche parte nel mondo in cui portare i fanghi. Poi a un certo punto si è spenta questa ricerca e si è concentrati nel fare un impianto in casa, voglio dire, che sia gestito da acqua del campo a medio campo. E poi appunto per il discorso, come dicevo prima, della localizzazione, si è cercato una soluzione con un'azienda che possa portare un terreno fuori distretto, in sostanza, che è quella situazione che permette di dare una certa tranquillità, nel senso che appunto come è stato messo come tra i punti, diciamo così, tra le indicazioni che abbiamo dato al Consiglio di Amministrazione, è stato messo proprio il fatto che si continui nella ricerca del trattamento fango e che la localizzazione dell'impianto sia fuori dal distretto, quindi per tranquillizzare le persone da questo punto di vista. Quindi siamo a questo punto in base a quelle che sono le mie conoscenze, chiaramente. Beh, cosa che però è appunto fallita con la gara deserta, cioè nel senso la gara diceva: facciamo un impianto di trattamento fanghi, portate la tecnologia e portate il luogo dove farlo, l'importante è che sia fuori dal distretto, no? Esatto. Quindi si è deciso di andare avanti su questa strada anche se il bando è andato deserto?
adesso non so, penso, sì, si decide di andare avanti su questa strada, perché è una strada percorribile, nel senso è una strada che permette di poter fare una sperimentazione, perché sicuramente a livello di sperimentazione allo stato attuale fare una sperimentazione nel nostro distretto non è possibile per tutta una serie di ragioni, ma cioè, voglio dire, se io al di là di come amministratore, se io non sono un cittadino, c'è un problema che va avanti da 20 anni, quindi di conseguenza cerchiamo di capire come mai non si riesce a trovare una tecnologia adatta, cosa dobbiamo fare. Quindi chiaramente la possibilità di fare, adesso non voglio dire che, perché poi è chiaro, no? Portiamo l'impianto fuori, quindi di conseguenza portiamo il problema da qualche altra parte. E lì quello è un problema, ma è un problema superabile. Quello che dobbiamo fare è trovare la tecnologia, perché va bene, il bando parlava di 500 milioni, però effettivamente l'introito che potrebbe avere questa società pubblico-privata, calcolando le tonnellate annue di fanghi che non devono essere, diciamo così, conferite, quindi pagate dalle due società, quelle Chiampo e Medio Chiampo, nel giro di poco tempo si andava ad ammortizzare e a fare utile, perché dobbiamo pensare, per quanto riguarda il trattamento di rifiuti, tante società fanno utile. Abbiamo la nostra società Agno Chiampo Ambiente, che qualche anno fa era in difficoltà, abbiamo cambiato poi la governance, come si dice, ed è passata da una società che stava quasi fallendo a una società che adesso sta facendo utile. Chiaramente è una società pubblica, quindi l'utile è limitato, perché si trasferisce nelle tariffe, quindi se fanno utile a un elevato, riduciamo il costo delle tariffe, però è una società che funziona. Quindi a maggior ragione una società che diventa monopolista, come nel caso di Agno Chiampo Ambiente, e questo tipo di, e che tratta solo questo tipo di prodotto, è chiaro che il vantaggio c'è in sostanza, perché con le discariche si va avanti, perché non abbiamo alternative. Come dicevo, appunto, portando fuori i fanghi da 390 a 250 è aumentato del 150%, quindi chiaramente, cioè, se noi guardiamo il vantaggio economico, il vantaggio c'è per una società che possa gestire un impianto di questo tipo. Si tratta di capire dove. Eccolo. L'eterna questione. Se posso, io non sono nessuno per affermare ciò, ma visto che è già difficile politicamente far accettare un eventuale impianto ad una cittadinanza estremamente coinvolta dall'impianto stesso, nel senso che o si trova una soluzione o si rischia di perdere posti di lavoro, non vedo come sia possibile far accettare un impianto fuori dalla nostra realtà. Quindi non c'è neanche questo stimolo a dire vabbè, inquinerà sempre un po', anche se troveremo la soluzione perfetta, sarà inquinante per un tot. Diciamo, vabbè, noi però qua abbiamo anche il centro di interesse, quindi è un compromesso come la vita, la politica e tutto. A me, se sono un cittadino di non vorrei mai dire un'altra provincia, cioè da me quello dico, vabbè, di un altro posto, e mi dicono vabbè, costruiamo un bel impianto per i ragazzi di Arzignano, io penso che se sono il sindaco di quella città lì è un suicidio politico. Già è difficile politicamente qui dove c'è appunto la motivazione, fuori non io, Giovanni Lorenzi, non la vedo realizzabile, però non si sa mai, non si sa mai. Infatti, soprattutto se c'è un impianto da modificare, ecco, se si parla di un impianto da modificare che sta già facendo un lavoro e accetta anche i fanghi, questo la vedo molto più possibile, però non me ne intendo tecnicamente, magari sto dicendo un'idiozia, quindi... Ma anch'io condivido il tuo punto di vista, anche perché chiaramente se ipoteticamente si trova un luogo da qualche parte, si mette d'accordo con l'amministrazione e si trova una soluzione per farlo, cambia l'amministrazione, quindi l'incertezza è anche questa, no? La soluzione potrebbe essere appunto quella di trovare un luogo, si parlava appunto di un luogo gestito da IEM a suo tempo, che con questo tipo di impianto andava, non so come, perché ripeto, io racconto quello che mi viene detto, quindi non ho analizzato dal punto di vista tecnico, con questo impianto andava a migliorare la situazione ambientale, perché probabilmente non so che tipo di impianto c'era, cosa era. Quindi bisognava trovare dei siti che sono già siti industriali, chiaramente esatto. Siti industriali che non devono essere vicini alle abitazioni, cioè non è che non devi fare nella campagna del Rubigrotto, del Ferrarese, la devi fare in qualche situazione in cui c'è un sito che magari
sia perché effettivamente ce ne sono raffinerie o roba del genere, no? Che magari un impianto del genere possa, da come viene identificato, da come viene spiegato, possa portare un miglioramento, e questa è un po' la soluzione. Però di lì non riesco a capire come mai non si riesca un po', perché sembra proprio che sia, tante volte fra noi amministrazioni diciamo sempre che sembra gioco dell'oca, no? Arrivi a un certo punto, poi alla fine torni a capo. Lì non si riesce a capire, perché io appunto dal 2002 che seguo questa cosa e vedo che siamo, cioè, sono state fatte tante, tante ipotesi, poi alla fine non si è mai riuscito a far partire nulla. Sì, sono state fatte delle sperimentazioni appunto decenni fa, poi alla fine sono rimaste lì, insomma, quindi questo è un po' la problematica in sostanza. E non gli faccio soluzione, perché appunto è un impianto molto particolare e dico, se allora portiamo i fanghi 250 euro tonnellata nei siti, sicuramente se c'è un impianto che li può trattare anche a 300 euro tonnellata sarà un vantaggio per chi li tratta e un vantaggio anche per il nostro distretto, perché paghiamo, ma almeno siamo sicuri che da quel punto di vista non abbiamo problemi. Comunque sono fiducioso, insomma, perché vedo che anche le amministrazioni appunto si stanno dando da fare, hanno fatto subito appunto 3-4 giorni dopo la scadenza del bando un incontro con il mondo industriale, e adesso stanno lavorando, quindi stanno lavorando, perché chiaramente mi metto anch'io, ma più che altro è Arzignano e Chiampo appunto che sono i partner principali per quanto riguarda questa cosa. Amministrazioni e industriali che torno ad invitare su Verdugo, visto che li avevamo invitati e ne hanno deciso. Sì, però è difficile perché è una, voglio dire, cioè, anche per me è un po' una sconfitta, no? Perché come amministratore, giustamente, da un lato tutti i cittadini, ma dall'altro non dai una risposta agli industriali, perché c'è anche questo aspetto. Quindi diventa difficile poter essere presenti, e infatti vedi anche non è che abbia la soluzione, no? Cerchiamo un po' di capire come trovare una modalità per trovare una possibilità, una soluzione a questa cosa. Ecco, è chiaro che, visto com'è la situazione, per dirti, io non più tardi di 2 mesi fa ho avuto un consiglio comunale, la minoranza mi ha sottoposto un quesito e mi ha detto se fanno un impianto di trattamento a Montorso, se io lo accetto oppure no. Chiaramente ho detto di no, quindi questo è quello che si muove in zona. Ma li capisco, perché chiaramente noi abbiamo, per quanto riguarda Montorso, c'è la fonderia, abbiamo le concerie, ne abbiamo di tutto, quindi sicuramente è una valle stretta, quindi di conseguenza diventa difficile. Ci sono anche dei comitati che sono nati anche nel mio paese che riguardano sia fonderia che anche il problema dell'idrogeno solforato, quindi è veramente una situazione, anche se dal mio punto di vista alcuni miglioramenti sono stati fatti. E se mi permetti, tanto per fare un salto in più, e li abbiamo fatti grazie al progetto Giada, che è diventato, che era progetto nel 2002 quando è stato sponsorizzato dalla comunità europea, e da poi è diventata l'agenzia, e fa continuamente dei monitoraggi nel nostro territorio, e abbiamo visto che c'è stato, chiaramente all'inizio è stato un bel miglioramento, perché erano coinvolti anche gli industriali, e quindi ognuno ha fatto la sua parte. Adesso siamo arrivati a un livello per cui i miglioramenti sono meno sensibili, perché chiaramente abbiamo fatto un buon lavoro all'inizio, però comunque la situazione è monitorata. Quindi da qui viene fuori il problema dell'idrogeno solforato, da qui viene poi il problema del tulene da qualche altra parte. Quindi abbiamo una situazione che è sotto controllo, le amministrazioni hanno dei dati certi, su questi dati si confrontano con APAB e vengono messe in atto delle azioni che vanno anche a interessare le singole aziende. Quindi c'è questa, al di là dell'impianto, perché sembra che ci sia su questo problema, ci sono tanti altri problemi su cui fonte sono impegnate le amministrazioni, che è proprio un problema quasi quotidiano di mantenere il rapporto tra produzione e ambiente a livelli sostenibili, in sostanza, anzi vado oltre, non sostenibili, a buoni livelli, non eccellenti, perché gli eccellenti secondo me sono in montagna. Qua siamo in una zona in cui anche solo il traffico porta inquinamento, quindi di conseguenza diventa difficile, però cerchiamo dove è possibile a portare dei miglioramenti, in sostanza. Ecco, scusate, mi sono fatto una divagazione, insomma, tanto parlavo un po' quadro generale, come siamo. Parliamo di cose che poi fanghi, si dicono, penso che le avete già sentite anche da altri, per cui quella è un po' la situazione. Quindi noi abbiamo il problema appunto della presenza delle industrie e dell'elevato traffico, quindi quelli sono le problematiche principali che stiamo cercando di affrontare in qualche maniera.
Sì, l'importante è che ci sia un cambio di passo, perché noi stiamo parlando appunto della soluzione, discorso fanghi, quindi poi ci saranno gli amministratori di Arzignano, di comuni interessati e di Acque del Chiampo e Medio Chiampo, che ci diranno che soluzione troveranno. E l'importante è che si mettano a trovare una soluzione, perché sono 15 anni che stiamo aspettando, per cui se andiamo avanti così, quando l'hanno trovata forse troppo tardi, ecco, tutto lì. Ma non penso, perché io parlarne, visto che scusi, finisco, e parlarne secondo noi crea coscienza collettiva per prendere una decisione in maniera più serena e più tranquilla rispetto al passato, per quello che abbiamo invitato le amministrazioni, che devono venire qua a dirci facciamo così, ma parlarne apertamente al posto di chiudersi dentro una stanza come hanno fatto negli ultimi 15 anni, forse comincia a creare una percezione nel cittadino del problema sul lavoro, intanto, della situazione attuale, perché forse neanche le discariche sono così buone per l'ambiente dove viviamo, e quello che potrebbe essere il futuro. Per quello li abbiamo invitati e rinnoviamo l'invito. Lo crediamo noi, se lo stiamo cercando di fare, e ringraziamo lei per essere venuto a parlarne così apertamente, ovviamente. Ma l'esempio è quello che, per dire, diceva prima, che 10 anni fa sono stati dei risultati, e anche lei, che è un amministratore, non si sa bene che risultati abbiano avuto. Cioè, nel senso, sono stati fatti dei test, per me questi test dovrebbero essere stati pubblicizzati, come, cioè, dovrebbe essere stata martellata la comunità col risultato di questi test, che siano stati positivi, e se fossero stati positivi la domanda è: ok, perché non si fa? Se erano così negativi, abbiamo detto ragazzi ci abbiamo provato, sono venuti fuori dei risultati molto negativi, è ovvio che non dobbiamo farlo. Quindi mi sembra talmente lineare il discorso, invece c'è sempre un po' nebuloso il discorso, nel senso che non c'è mai questa chiarezza e questa volontà, secondo me, forse anche secondo i miei dirimpettai, di essere chiari e comunicare come si dovrebbe fare in una situazione così delicata. Sì, beh, allora, forse mi ricordo, adesso sono passati anni, per cui probabilmente i test sono stati... Allora, il discorso è questo, i test sono stati spiegati, poi è chiaro che noi amministratori, non essendo di tecnici, cioè che ci dicono, farebbe piacere la famosa tecnologia PIROARC, che io, se mi chiedi come devi spiegarlo, non so così, quindi capisci? Cioè, certo. Quindi voglio dire, ci sono le tecnologie, sono state fatte, abbiamo fatto questa commissione con, c'era un professore universitario di Padova, che non mi ricordo, che era quello che gestiva un po' la situazione. E poi mi ricordo che il Medio Chiampo aveva trovato una società, che qui non mi ricordo il nome, perché era molto particolare, si chiamava Hydrogenion, che aveva una società tedesca che aveva anche lei delle soluzioni. Quindi, e poi si trovavano a parlare di cose tecniche, quindi magari avevano fatto una sperimentazione, avevano individuato una formula, un processo chimico-fisico, e quindi si arrivava a qualcosa. Per poi sicuramente abbiamo fatto delle cose. Poi volevo un attimo rispondere a Giovanni, mi sembra l'altro, no? Che mi diceva, per quanto riguarda il destino delle attività industriali nel nostro settore. Allora, almeno io sono confortato dal fatto che sempre più i famosi fondi, diciamo così, stanno acquistando le industrie del settore conciario. Quindi voglio dire, sono realtà che conoscono bene l'economia a livello nazionale e internazionale. Quindi se decidono di investire su questo territorio, vuol dire che la prospettiva c'è. Perché se la prospettiva non ci fosse, non dovrebbero investire qua. Quindi vuol dire il fatto che c'è questo, diciamo così, chiamiamolo passaggio generazionale di un certo tipo, per cui poi dipende da come ogni imprenditore sta gestendo la sua azienda, no? Perché appunto alcuni vendono la maggioranza dell'azienda, rimangono in azienda, continuano a gestirla, quindi dicono i rischi non sono più miei, ma sono dei fondi, io comunque lavoro e porto a casa anche delle disponibilità finanziarie per me e per i miei figli. Ma voglio dire, questa realtà c'è, quindi voglio dire, e le realtà industriali del nostro distretto, soprattutto le più importanti, anche meno, perché ci sono realtà anche del mio paese che sono state acquistate appunto non da fondi ma da realtà conciarie internazionali, sono appetibili,
Quindi dobbiamo guardare a 360 gradi. Probabilmente noi vediamo il problema fanghi, che sembra che se risolviamo quello bene, se no domani chiudiamo. Ma magari visto in un aspetto più generale, più ampio, il problema fanghi è un problema che in qualche maniera si riesce a risolvere, quindi non è un problema così fondamentale. Quindi da questo punto di vista io non associerei il problema o se risolviamo il problema fanghi o chiudiamo le aziende. Il problema fanghi va avanti per conto suo, le soluzioni si troveranno, qualsiasi esso siano, ma le aziende comunque stanno andando avanti. Questo che parlo sempre, io non lavoro nel settore conciario, non lo conosco gli imprenditori, quindi sono un po' frano, però da quello che sta succedendo, vedendo appunto quello che capita, devo dirti che siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista, insomma, qui stiamo andando avanti. Beh, in realtà possiamo anche dirlo, insomma, la comunicazione sulla gara deserta ha già qualche settimana. Ci sono stati fatti incontri e lo sappiamo perché quando li abbiamo invitati ci avevano detto che c'erano questi incontri. Il mondo industriale mi sembra non abbia replicato, non abbia detto niente. La conclusione logica di tutto questo è che la proposta da parte dell'amministrazione, che è diciamo ambientalista o comunque la riduzione, il miglioramento dei fanghi, eccetera, sono tutte le cose che sposavano un po' le tesi più verdi della vallata, sembra che gli industriali vadano bene, per cui molto probabilmente avranno trovato una tecnologia per risolvere il problema in casa, come ci diceva lei. Sì, può essere, comunque volevo dirti una cosa. Ma anche questa cosa può essere detta a sto punto, no? Cioè nel senso, non vedo perché non possano dirla e a tutti quanti, visto che potrebbe essere un problema, in realtà non lo è. E comunque, possiamo parlare di tutto il resto. Certo, mi dicevi che non avete, voi avete avuto un confronto con il mondo industriale, perché comunque Luca Fretta poi viene dal mondo industriale. E Luca Fretta, prima della cosa comunque. È anche un componente del Consiglio di Amministrazione di Acqua del Chiapo, quindi voglio dire, infatti ecco, questo è anche secondo me un vantaggio importante, il fatto che il mondo industriale sia diventato all'interno di Acqua del Chiapo, quindi abbia una visione diretta. Prima c'era questa famosa consulta che veniva convocata e informata. Invece adesso hanno questa persona, pare sia anche un'altra signora, che fa parte del CDA, quindi hanno, diciamo così, un accesso diretto, quindi sono in parte protagonisti di quello che sarà il processo futuro per quanto riguarda questo aspetto o anche tanti altri. Perché non possono più dire noi siamo di qua e le società sono di là, ma fanno parte, anche se chiaramente non sono soci, possono essere amministrazioni, quindi determinate scelte le possono condividere e le possono fare. Quindi, cioè, secondo me, adesso gli elementi ci sono, perché abbiamo appunto il mondo industriale che è presente, abbiamo la presenza anche della provincia con fraternità, un sindaco che è uno dei soci di maggioranza in Acqua del Chiapo, quindi ci sono tutte le condizioni per trovare le soluzioni. Dipende poi se tutti ci mettiamo a lavorare insieme e andiamo avanti, in sostanza. Poi posso dirti che non so se in 10 anni adesso c'è qualcosa in più per cui si riesce ad agganciarsi a qualche altra soluzione. La cercheranno, io mi metto perché sono socio della società, ma chiaramente non è il mio compito è quello di amministrare un paese, agli altri abbiamo delegato il CDA, abbiamo delegato il compito appunto di fare questo tipo di ricerca a quelle campo come medio campo. Il nostro è quello di comunicare, informare e vigilare sul lavoro e sulla salute e sull'ambiente. Vabbè, penso sia importante perché alla fine io dico sempre, ho fatto anche un incontro con i comitati che sono nati, no? Cioè i comitati sono espressione del disagio della popolazione. Allora, cerchiamo di capire questo disagio, da cosa nasce. E da questo disagio troviamo una soluzione. Gli amministratori dovrebbero condividere questo percorso perché tanto più tu riesci a capire quali sono le sofferenze, diciamo, di qualsiasi tipo, e tanto più riesci anche a risolvere. Se non le conosci, non puoi risolverle. Quindi è importante anche avere questo dialogo, questo feedback, che ti permette di andare avanti insieme. Quindi, buon lavoro, ragazzi, e continuate così. Grazie. Bene, buona serata. Buona serata mille. Grazie. Arrivederci.